Le parole hanno un peso specifico, possono essere strumento di vita o di morte, possono creare ponti oppure muri. Lo sa bene chi come noi lavora nell'ambito della comunicazione, ma come possiamo comprendere al meglio questi strumenti e i linguaggi che sono dietro a questi strumenti? Ne parleremo insieme alla giornalista vaticanista di Renews 24 e presidente del Luxi Nazionale, Vania De Luca, nel prossimo incontro.